una nuova parte di Polifemo il 10 giugno in parecchi comuni della Puglia e della provincia di Taranto in particolare si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale per l'elezione del sindaco. Stiamo cercando nei vari comuni della provincia di conoscere liste e candidati. Siamo in quel di Pulsano e ora oggi ci occuperemo della lista Pulsano Bene Comune, ascoltando il candidato sindaco e alcuni dei candidati al Consiglio Comunale. Ho al mio fianco Emiliano D'Amato, che è appunto il candidato sindaco di Pulsano Bene Comune. Beh, tanta la carne a cuocere, tanti gli argomenti, ma c'è una situazione davvero incandescente a Pulsano, la situazione finanziaria, e già si può parlare tranquillamente, purtroppo, di predissesto. Cosa è successo? È successo che praticamente in questi giorni, attraverso una lettera al prefetto, siamo stati finalmente in grado di avere evidenza di quello che immaginavamo. Come sapranno i nostri ascoltatori, il comune di Pulsano è fallito, diciamo, il consiglio comunale è stato sciolto 2 mesi fa in anticipo. Da allora non avevamo assolutamente notizie sulla situazione finanziaria, nonostante le scadenze del bilancio di previsione al 31 di marzo e quello consuntivo al 30 di aprile. Proprio per questa ragione abbiamo richiesto al prefetto un intervento per la pubblicazione dei documenti e abbiamo elementi, atti amministrativi e note che ci consentono di poter dire che esiste uno stato di predissesto che è stato anche messo nero su bianco e sul quale bisognerà per l'appunto andare a ragionare per il futuro di questo paese. Un elemento per tutti, il bilancio consuntivo, lo schema di bilancio consuntivo pubblicato proprio questa mattina sull'Albo Petrolio prevede un disavanzo di amministrazione per il 2017 di 6 milioni e mezzo con un aumento dell'oltre 50% rispetto a quello dello scorso anno. È sufficiente questo elemento per poter dire che la colpa delle destre che attualmente si ripresentano con 2 liste separate è quella di aver portato Pulsano al fallimento, un fallimento che vorrei sottolineare è di natura politica prima ancora che finanziaria. D'Amato, altri punti fondanti e fondamentali del vostro programma? Dal nostro punto di vista, proprio per quella che è la situazione attuale di Pulsano, noi abbiamo esigenza di garantire ai pulsanesi il servizio. Noi paghiamo ogni anno moltissimi milioni di euro per la spazzatura, in questi giorni sta arrivando la Tari nuovamente rincarata a casa delle famiglie e il risultato è che i cittadini pagano, nonostante ciò non hanno un servizio. Dico sempre, portando un esempio nelle famiglie, è come se io facessi un mutuo per un'abitazione ma non avessi l'abitazione. Questo è il risultato della gestione di questi anni. Noi intendiamo riportare i servizi primari a Pulsano ed estenderli quanti più possibile alla litoranea, perché la vera scommessa è creare un paese che non sia diviso in due ma è unico e che quindi raddoppi la sua capacità ricettiva. Saviano Nazareno, candidato al Consiglio Comunale di Pulsano con la lista Pulsano Bene Comune, che ha come candidato sindaco Emiliano D'Amato. Parliamo delle problematiche del Comune di Pulsano, innanzitutto la questione inerente alla pressione fiscale, ai tributi locali. Sì, in questi giorni stanno arrivando i bollettini della Tari, la tassa sui rifiuti, e ci stiamo accorgendo della esosità di questa imposta, sulla quale quest'anno per il comune di Pulsano grava anche l'ecotassa, la tassa che la regione impone a quei comuni che non sono arrivati ad un certo livello di raccolta differenziata. L'impegno della lista Pulsano Bene Comune ovviamente è quello di far partire immediatamente la raccolta differenziata in modo tale da avere una minore pressione fiscale sui cittadini nel corso di questi prossimi 5 anni di consigliatura, ma anche di rivedere l'organizzazione dell'ufficio tributi per evitare ciò che è accaduto l'anno scorso: 3.000 accertamenti fiscali mandati dagli ex amministratori nelle case dei pulsanesi che ci hanno obbligato ad ore di fila presso l'ufficio tributi, presso i patronati, per scoprire che questi accertamenti erano tutti sbagliati. Si chiedeva ai cittadini qualcosa che non dovevano, soltanto per ripianare i problemi finanziari che gli ex amministratori hanno creato alle casse del nostro comune.
Siamo con un'altra candidata al Consiglio Comunale di Pulsano, con la lista Pulsano Bene Comune, candidato sindaco, lo ripetiamo, Emiliano D'Amato, Paola Attrotto. Pulsano gode di una posizione invidiabile, però ovviamente vanno sfruttate le potenzialità turistiche. Certamente, Pulsano è una baia che fiora all'occhiello per tutta la provincia tarantina e ha sempre attratto grandi flussi turistici sul territorio. Quello che noi vogliamo fare è innanzitutto preparare il paese ad accogliere i turisti, a partire dai servizi primari sulla zona marina, quindi la fogna, un'illuminazione, il malto stradale efficace, ma anche attrarre con eventi culturali, di spettacolo, enogastronomia saper attirare sul nostro territorio un flusso turistico che non c'era mai stato in precedenza, quindi saper variegare l'offerta turistica sul nostro territorio. Le idee sono tante, da quella del centro fieristico che Emiliano ha sponsorizzato tantissimo e che ha voluto inserire come unico elemento cardine del nostro programma sul turismo, ma anche rilanciare il nostro territorio grazie ad una sponsorizzazione attraverso un progetto di marketing territoriale, utilizzare un brand, quello del Salento, e sulla scia di questo rilanciare il territorio pulsanese. Altro candidato di Pulsano Bene Comune, Renato Petralia. Il cittadino paga le tasse e giustamente pretende servizi, ma qui a Pulsano purtroppo di servizi ce ne sono parecchi. Buonasera a tutti, purtroppo il cittadino di Pulsano paga le tasse con l'aliquota massima e non riceve i giusti servizi. Basta pensare alla raccolta differenziata, che è più di un decennio che il cittadino di Pulsano paga e non viene svolta. E nonostante ciò la Regione Puglia da ben 3 anni ha deciso di sanzionare il nostro comune con l'ecotassa, praticamente 25 euro a tonnellata di rifiuti raccolta nel nostro territorio, che lo scorso anno è ammontata a 51.000 euro, e questo ha fatto sì che la tassa sui rifiuti è cresciuta notevolmente nell'ultimo anno. Oltre, ripeto, ad essere ai massimi livelli, ora i cittadini sono costretti a dover pagare anche la sanzione che il Comune ha ricevuto dalla Regione Puglia. Quindi il Comune di Pulsano ancora oggi vive in condizioni molto critiche, come ad esempio anche la fogna, che i cittadini di Pulsano nel 2018 ancora non, molti cittadini di Pulsano non sono serviti dai servizi primari di urbanizzazione, come servizi fognari. Fognari, sì, acqua, fogna, luci, strade, ed è questo è veramente vergognoso, perché lede la dignità dei cittadini di Pulsano. Vincenzo Giandomenico, altro candidato al Consiglio Comunale di Pulsano con la lista Pulsano Bene Comune. Vari i punti presenti nel programma, uno di questi fondamentale, anzi due, trasparenza e legalità. Sì, la trasparenza e la legalità sono concetti fondamentali per poter parlare di un'amministrazione efficiente. Abbiamo visto con l'amministrazione uscente che ha fallito sia da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista finanziario. Avere un'amministrazione trasparente e far vedere al cittadino come vengono spesi i soldi pubblici sicuramente rende la casa pubblica, il comune, qualcosa di positivo, che potrà essere investito sicuramente per il turismo, che io penso sia l'unica risorsa per poter far riemergere questo paese. Filippo Stellato, anch'egli candidato al Consiglio Comunale di Pulsano con la lista Pulsano Bene Comune. Vogliamo parlare di giovani, Pulsano e i giovani, qual è la ricetta per far sì che gli stessi rimangano sul territorio e non emigrino? Purtroppo oggi vediamo tanti giovani che, intrapresi gli studi universitari, poi magari non tornano più nella terra natia. Ecco, è bene che si rimanga ancorati al nostro territorio, al territorio di appartenenza, però ovviamente bisogna creare i presupposti per rimanerci. Certo, purtroppo viviamo in un periodo storico in cui molti ragazzi sono costretti a lasciare la propria terra, perché ci sono serie difficoltà a trovare un impiego. Ad esempio noi siamo
puntiamo molto sui due pilastri dell'economia della nostra città. Noi storicamente siamo un paese che vive di agricoltura e di turismo, e l'agricoltura può avere un bel matrimonio con il turismo mediante il turismo enogastronomico. Queste sono delle possibilità che, se vengono ben spinte, possono procurare nuovi posti di lavoro e iniettare linfa vitale all'economia della nostra Pulzano.